Ma quanti anni hai? Ma quanti anni ho? Ma esatto, ma quanti anni hai? Infatti, quanti anni ho? Ciao, sono Simona Vignali, naturopata. Mi occupo di salute e bellezza naturale da molti anni, quasi 30. Ma volete sapere una cosa buffa? Spara, dai! Tempo fa ho fatto una scoperta incredibile. Ho scoperto che se andate su Google e mi cercate, una delle principali chiavi di ricerca associate al mio nome non è naturopatia, non è meditazione, salute naturale e neanche alimentazione sana di cui parlo tanto e con tanto impegno. Ah no? E cosa sarà mai? È la parola anni. Simona Vignali, anni. I miei followers vogliono sapere quanti anni ho? All'inizio sono rimasta sconvolta, anche perché la mia data di nascita la può trovare chiunque sul mio sito. Ma poi mi sono detta, probabilmente quello che le persone vogliono sapere è se ho qualche segreto che mi mantiene giovane. E allora vi dico, la risposta è sì, ce l'ho un segreto. È una cosa anche semplice che possono fare tutti e presto vi dirò di cosa si tratta. Ma non è sempre stato così. Dopo i 40 anni ho iniziato a notare anch'io quegli inesorabili cambiamenti. Rughe, cedimenti verso il basso, pelle avvizzita e poco tonica, viso stanco e sciupato con le occhiaie. Per non parlare di quell'orribile doppio mento e quelle pieghe tra il naso e le labbra. E il peggio è che ero convinta fosse un processo ormai irreversibile. È così che ci fanno credere per venderci la chirurgia estetica e tutte quelle creme che in realtà non funzionano e non potranno mai funzionare. Ah, davvero? E presto capirete perché. Quando ho iniziato a mostrare i fatidici segni dell'età, il brutto era che più mi truccavo e peggio era. Panico! Come farò a fare i video? Diventerò la nonna di YouTube! Come faccio a parlare di benessere con questa faccia? E mio marito mi guarderà ancora o guarderà altrove? Non è uno scherzo, era un grosso problema, non solo professionale, ma anche personale, come per tutte le donne a una certa età. Eh già, ne so qualcosa. Così ho iniziato a cercare soluzioni efficaci e ovviamente naturali. Non volevo rassegnarmi, riempirmi di rughe, lasciare che il viso cedesse rovinosamente verso il basso. Ma non volevo neanche affidarmi a mezzi drastici come la chirurgia. È invasiva e contraria alla mia filosofia di vita naturale. Quando ho iniziato a studiare, la parte difficile è stato capire quali strategie erano utili e quali invece inutili, quali funzionavano davvero e quali peggioravano la situazione. Perché mi è successo anche questo per un periodo, seguendo dei video con delle indicazioni che sembravano giuste e invece erano assolutamente sbagliate e mi sono trovata peggio di prima. Comunque ho sperimentato tutto lo sperimentabile possibile e alla fine ho elaborato la mia strategia e posso dire con certezza che funziona. Perché ho iniziato subito a vedere finalmente i risultati sul mio viso. E se le persone vanno su Google per vedere quanti anni ho, vuol dire che il metodo funziona. Ma funzionerà anche per me? Se funziona per me, può funzionare per tutti, vi assicuro, a qualunque età e in qualunque condizione di partenza. È valido sia per gli uomini che per le donne che vogliono ritrovare il viso giovane di un tempo. L'ho già fatto provare a moltissime persone e ha funzionato anche per chi non aveva più nessuna fiducia, perché pensava di avere troppe rughe e di avere ormai perso l'ovale del viso per sempre. Come? Non è così? E invece non è così. I segni del tempo sul viso sono reversibili con un metodo naturale. E questo metodo va benissimo anche per chi vuole prevenire l'invecchiamento, perché prevenire è meglio che curare. Prima si inizia, meglio è. Ma insomma, qual è questo metodo? Ve lo spiego nel prossimo video, altrimenti questo diventa troppo lungo. Quindi non mancate, mi raccomando, se volete cancellare le rughe e invertire la clessidra del tempo. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani. E state sereni perché vi vedrete presto ringiovaniti con il metodo di Simona Vignali, naturalmente. Ciao!